Statopoli è una visualizzazione interattiva che vuole praticamente invitare gli utenti a mettersi alla prova con l'amministrazione di una città ideale, appunto Statopoli, quindi scegliendo per 4 servizi essenziali che sono sanità, cultura, istruzione e la gestione dell'acqua, come allocare le risorse, cioè come scegliere chi tra privato, pubblico e no profit deve realizzare questi servizi essenziali. Il progetto è il frutto del lavoro di un gruppo che si chiama Vision Chips, è un gruppo composto appunto da altri giornalisti come me, ma anche informatici, grafici e statistici. Abbiamo messo insieme infatti una serie di competenze diverse. Il nostro lavoro in generale appunto è quello di realizzare infografiche e visualizzazioni di dati sia per l'editoria, le aziende e gli enti. In questo caso appunto siamo partiti dai dati del censimento Istat Industria e Servizi 2011 e abbiamo scelto appunto di sviluppare questo approfondimento e di partecipare al challenge. Quando parliamo di smart city parliamo innanzitutto di dati, quindi in questo caso appunto c'erano quelli dell'Istat a nostra disposizione, ma soprattutto per essere smart quello di cui si discute sempre è il tipo di scelte che bisogna fare e come si possono migliorare queste scelte. Quindi nel nostro caso penso che si possa dire Istatopoli rientra in questo contesto proprio perché pone a tutti, cittadini e non solo amministratori, il problema di come si possono fare queste scelte. Noi mettiamo in gioco quelle che sono le nostre idee in fatto di economia, di politica, e in questo caso le mettiamo alla prova e le confrontiamo poi con i dati reali, andando a scoprire magari che le nostre scelte somigliano molto a quelle già fatte dai nostri amministratori, oppure divergono, e allora lì ci si può interrogare appunto sul fatto che questa divergenza possa o meno essere insomma colmata in maniera produttiva, costruttiva, portandoci appunto ad avere città più intelligenti, abitate anche da cittadini più consapevoli. Siamo appunto un gruppo nato in realtà da un altro contest realizzato dal giornale di Torino La Stampa. Ci siamo trovati a lavorare insieme perché condividiamo anche uno spazio di lavoro in un co-working a Torino, e visto che appunto la nostra esperienza era stata molto positiva ed era la prima volta per tutti che univamo competenze così diverse dal giornalismo all'informatica, alla statistica e alla grafica, abbiamo scelto appunto di continuare su questa strada pensando che in questo momento, visto che ci sono tanti dati a disposizione per gli enti, all'interno degli enti, delle aziende, del mondo stesso dell'informazione, ci sia anche bisogno di trovare dei modi nuovi, accattivanti e chiaramente mai banalizzanti di raccontare questi dati e le informazioni che sono contenute.